Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è giovedì 29 dicembre 2011 e sono le ore 17 passate da poco. Vedete, cari amici, il titolo della odierna trasmissione? Madre Teresa di Calcutta. E io questa trasmissione la devo ad una sollecitazione dell'amico Rocca Alessio, o Alessio Rocca, il quale mi manda questo singolare video intitolato L'unica verità su Madre Teresa. E l'ho messo tra i miei preferiti perché me lo sono voluto vedere con calma. È un video caricato da poco sul canale, un certo canale di Lord Viveci con 3J finali, 3J Lord Viveci, no, ecco, ed è stato caricato il 19 dicembre 2011. Io so che avevo già visto nel passato video analoghi, ma non ho mai avuto il tempo di fermarmi su tali video. Il video di Lord Viveci con 3J finali, caricato sul canale di Lord Viveci in data 19 dicembre 2011 e con il titolo L'unica verità su Madre Teresa, questo video, ripeto, altri video di contenuto analoghi io li avevo già visti, non ho mai avuto il tempo di chiarirla un po' sta faccenda. E qua, cari amici, in questo video voi trovate di tutto e di più. E viene messa in dubbio la santità di Madre Teresa di Calcutta. Io non so se chi ha caricato questo video sia un ateo, un agnostico, oppure un cristiano non cattolico, un cristiano protestante, un cristiano greco ortodosso, non lo so, o magari un islamico, non lo so. E fatto sta che quello che viene scritto può essere benissimo verosimile, è verosimile quello che viene scritto. E in proposito alla santità degli uomini o delle delle donne, io mi sono già soffermato in un lontano video intitolato Amore and Interesse, specificando che l'interesse non è soltanto quello bancario, capito? L'interesse non è soltanto quello bancario. Uno può avere interesse per i francobolli, un altro può avere interesse per le montagne, un altro può avere interesse per la propria famiglia, un altro può avere interesse per se stesso, un altro può avere interesse per il gioco del pallone, un altro può avere interesse per la filosofia, capito? La parola interesse non riguarda soltanto interesse bancario, capito, cari amici? La parola interesse si dice che è una parola polisemica, cioè che ha tanti significati, capito? Può significare tante cose la parola interesse, vuol dire interesse, stare, essere dentro, essere dentro, come understand. Do you understand? Stare sotto, capito cos'è il mio video Amore and Interesse? Chicca la parola amore, amici miei, io vi dicevo tante volte che se andate a fare una verifica in tutti i buoni vocabolari della lingua italiana, vi viene detto parola che deriva dal latino, poi vi scrivono di lontane origini pre-indoeuropee. Quando si scrive di lontane origini
origini pre-indoeuropee vuol dire che non si conoscono le origini di tale parola, che tale parola vuol significare tutto e niente, perché come interesse vi ho già spiegato che è polisemico, polisemico significa tante tante cose, così pure amore, l'amore può significare tante cose. Io amo i gatti, io amo le montagne, io amo i tramonti, io amo di qua, io amo i ruscelli, io amo la primavera. Quanti significati che ha la parola amore, cari amici, amici miei, per cui vi rimando a quel mio lontano video intitolato Amore and Interesse. Allora, torniamo alla fattispecie giuridica concreta, cioè torniamo a Madre Teresa di Calcutta. Siccome mi arriva questo video inviatomi dall'amico Rocca Alessio o Alessio Rocca, e io ci voglio spendere due parole sulla la santità delle persone. Allora, vi ho rinviato al video Amore ad Interesse, adesso approfondiamo il discorso che ho fatto nel video Amore ad Interesse. E dunque, cari amici, preciso che e Madre Teresa di Calcutta si dice che si sia donata agli altri, ha fatto di sé dono agli altri. Beh, la prima fase per poter far dono di sé agli altri è fare dono di sé e far dono di sé a se stessi, capito? Infatti, cosa diceva Gesù? Ama il prossimo tuo come te stesso. Non ha detto ama il prossimo tuo più di te stesso, e neanche ha detto ama il prossimo tuo meno di te stesso. Ha detto ama il prossimo tuo come te stesso. Allora, se uno ama poco se stesso, amerà poco pure gli altri. Se uno ama normalmente se stesso, amerà normalmente gli altri. Se uno ama tanto se stesso, dovrebbe amare tanto anche gli altri. Dovrebbe, si dice, d'accordo? Il fatto è che noi esseri umani, noi mortali, come direbbe Omero, che scrive quando parla degli uomini, immortali, gli dei sono gli dei immortali, noi siamo immortali, siamo chiamati mortali, sostantivo, non aggettivo. Il fatto è che noi mortali ci troviamo sbattuti in questo mondo, e abbiamo la coscienza, la coscienza, la consapevolezza ci dice che ma guarda, io sono venuto qua a questo mondo e non avevo chiesto a nessuno di nascere, che ci sto a fare a questo mondo? Perché dopo mi tocca morire. Allora che pullulano, ultima dea, fuggi sepolti, pullulano a livello umano di noi mortali, pullulano le fedi nell'immortalità, capito? Perché uno non ce la fa a vivere se sa che deve morire e diventare polvere, non ce la fa a vivere, è troppo triste morire. Ci deve essere immortali, per questo nascono le religioni, per darci una mano, capito? Per darci una mano. E allora dentro le religioni, che sono una convenzione, così come l'equatore è una convenzione, il polo nord è una convenzione, il polo sud è una convenzione, tutte convenzioni, cioè le abbiamo inventate noi ad hoc. E allora si dice che uno si deve dare uno scopo alla propria vita, se no è triste, capito? Uno si dà uno scopo. E uno si trova tanto realizzato quando si rende conto che gli altri hanno bisogno di lui, e se altri hanno bisogno di me, mi invocano, aiutami, io Serafino Massoni mi sento tanto importante e mi dico, ma allora la mia vita ha uno scopo, e gli altri mi cercano, hanno bisogno del mio aiuto. Per cui io esco dalla tristezza, capito? Esco dalla tristezza, mi sento importante, più gli altri hanno bisogno di me, e più io mi sento importante. Se poi io
per non sentire la inutilità della mia vita. Me vado a piazzare in India, nell'India di molti decenni fa, ma pure quella di oggi, dove ci sono tanti, tanti paria, i paria, ci stanno i paria in India, capito? Pure se è entrata nei paesi BRIC, ci stanno pure i paria, ci stanno, suppongo, nella giungla ci staranno i paria. E lì tutti si rivolgono a me, magari io ho qualche infarinatura infermieristica, e mi do da fare in nome di una fede. Questa fede può essere la fede cristiana, ma qualsiasi fede convenzionale, d'accordo? Mi do da fare, mi sento molto 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 utile, mi sento necessario e trovo uno scopo alla mia vita. E mi cercano tutti gli altri e mi pregano di aiutarli. E quindi io do uno scopo alla mia vita, capito? Cioè più mi dedico agli altri e più mi sento importante. Capito? Questo è il succo della mia trasmissione intitolata Amore and Interesse, sempre precisando ulteriormente che entrambe le parole amore e interesse sono fortemente polisemiche, che vogliono dire tantissime cose, cioè vogliono dire tutto e niente, cari amici, tutto e niente. E allora io cosa posso dire di Madre Teresa di Calcutta? Che lei si è realizzata facendo il bene agli altri. Cioè, questo che vuol dire? Che è più il bene che gli altri hanno fatto a Madre Teresa di Calcutta che non il bene che Madre Teresa di Calcutta ha fatto agli altri. Capito? Non so se mi spiego. Mi sono spiegato? Cioè, gli altri sono stati più necessari a Maria Teresa di Calcutta di quanto Maria Teresa di Calcutta fosse stata necessaria agli altri. Perché gli indiani, quelli gli abitanti del subcontinente asiatico, manco lo sapevano chi era Madre Teresa di Calcutta, con tutto rispetto parlando, capito? È lei che ci è andata là. È lei che è andata là, Madre a Calcutta. E mica sono stati gli ammalati, i moribondi di Calcutta che hanno chiamato Maria Teresa ad andare a Calcutta. Non so se mi spiego. È lei che è andata a cercare uno scopo per la sua vita. E si è sentita tanto realizzata. Ma queste cose io non le voglio mica dire in maniera offensiva. Io, il mio credo è quello stoico, amici miei, anche buddista. Io, il mio credo è un credo stoico e buddista. E a questo mondo ognuno cerca di realizzarsi, capito? Di sentirsi utile. Perché se gli altri ti cercano, ti invocano, tu ti senti più importante, ma con rispetto parlando. E ce l'aveva del bene da fare Maria Teresa pure in Jugoslavia, dove mi pare che sia nata, e pure in Italia. Poi in questo video si dice pure che lei ha fatto delle campagne, e mi pare contro l'aborto, campagne. E vabbè, ma come? Io l'ho sempre detto, ma è possibile? Che con rispetto parlando, e con rispetto non voglio offendere nessuno, ho sempre detto che i preti cattolici sono gli unici preti in tutto il mondo a non fare figli, a non avere la famiglia. E pensare che il primo ordine divino di Yahweh nel libro Genesi fu: crescete e moltiplicatevi. Ma se siete contro l'aborto, santa Madonna, e fateli voi figli, no? Fateli voi figli, voi suore, preti, frati, quanti figli che potreste fare se doveste voi seguire l'ordine divino, il primo, siate fecondi e moltiplicatevi. E quanti, tutte le suore, tutti i frati, tutti i preti, i cardinali, i vescovi, se invece di essere eretici nei confronti dell'ordine divino, lo rispettassero come fanno tutti gli altri preti del mondo, quanti figli in più che ci sarebbero. E vogliono, allora lo dico con rispetto, vogliono che una deve far per forza il figlio, anche se magari è stata ingravidata con lo stupro da uno che c'ha che è un ubriacone, che è uno che c'ha magari la sifilide,
deve fare un figlio pure una che è stata ingravidata da un gruppo, come si dice, il gruppo, il branco si dice. Però loro non lo fanno i figli, ma guarda un po' che cose strane. Oh. E io ci vedo qua un po' di, come dire, un po' di prevaricazione, ci vedo, capito, secondo la mia mente. E questo è quello che posso dire nei confronti di tutti i santi, sempre con rispetto parlando, che questo posso dire, brava gente che si è data da fare per dare uno scopo alla vita propria. Hanno trovato uno scopo, e se no c'è la disperazione di un nera, se non ci stanno i sofferenti da consolare, e che ci stai a fare al mondo? E più sofferenza c'è a questo mondo, e più tu ti puoi gratificare, capito, facendo del bene ai sofferenti. Per cui tutti questi santi, queste sante, e dovrebbero ringraziare tutta la sofferenza che c'è al mondo, perché è in virtù di tale sofferenza che loro si gratifichino tanto, capito, che danno uno scopo alla vita loro. E poi presto mi piacerebbe tanto parlare di una certa mistica calabrese, non mi ricordo come si chiama, ma forse avete già capito, eppure padre Montalcino, non ricordo come si chiama, parlare un po' di questa mistica calabrese, sempre con rispetto parlando, perché io non offendo nessuno, capito? Non offendo nessuno, io dico la mia, voi dite la vostra, siamo pari, capito? Vabbè, cari amici, spero presto di poter parlare di questa mistica calabrese, e di parlare poi di quel padre Montalcina, non mi ricordo. E poi parlare anche di un caso singolare di cui mi hanno parlato tanti amici, che mi hanno detto che anche in Egitto è stata vista la Madonna. E io ho scritto, vabbè, ma anche in Egitto ci sono i cristiani copti, no? I cristiani copti. Nel mondo cristiano si vede la Madonna. E loro mi hanno detto, no, sembra che l'hanno visto gli islamici. Vabbè, vedremo pure questo. Va bene, cari amici. Capito? Io non voglio offendere nessuno, capito? Perché ognuno a questo mondo ha la propria dignità. E poi ognuno si realizza così come può, così come preferisce. Ricordiamo sempre il detto di Gesù. Ama il prossimo tuo. Come? Come? Come te stesso? Perché era un Buddha Gesù Cristo e sapeva usarle le parole, capito? Ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè prima viene l'amore che hai per te stesso e poi può venire l'amore per gli altri, capito? In ogni caso, a questo mondo uno si deve realizzare, deve sentirsi necessario. Bene, cari amici. Vabbè, grazie se mi avete ascoltato. A tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.